secondo voi che cos'è la felicità? Pensate, gli americani l'hanno studiata questa cosa. In uno studio iniziato nel 1938, pensate, questo è l'ultimo direttore, chiaramente sono morti i primi quattro, 80 anni, hanno studiato 724 bambini, stabilendo che cosa? Che la felicità dipende dalla qualità delle relazioni. È fondamentale. In realtà noi a Napoli lo sappiamo da circa 2000 anni, la qualità dipende dal calore umano. Perché ogni felicità è una relazione emozionale col mondo che ci circonda, in quanto spesso un ragionamento potrebbe anche essere sbagliato, ma un'emozione, se è vera come un'alba sul Golfo di Napoli, non lo è. E il naso, visto che qua si parla molto di naso, è un organo dall'emozione olfattiva. Io vi ricordo e vi invito a ricordare quante volte, pensando a un odore antico, noi lo relazioniamo col contesto emozionale in cui l'abbiamo ascoltato. Non pensiamo solo all'odore, ma l'odore ci parla di ambiente, ci parla della nonna, del nonno, della terra natia. Lì non lo sa, qualche anno fa mi è piaciuto mutuare dal Napolide di Henri De Luca, il Nasolide. Non c'è l'audio, quindi salto il... A me interessa ricordarvi, visto che ci sono anche altre specialità in sala, l'unità fisiopatologica integrata, questa è la fossa nasale, un residuo adenoideo, si supera il palato molle, si entra sul laringe piano glottico, si supera il piano glottico, si va verso la zona tracheale, si arriva allo sperone tracheale. Stiamo parlando di un unico sistema che ahimè è stato diviso da due specialità, ma in realtà il tappeto mucociliare è sempre lo stesso. E il distretto nasale svolge un ruolo fondamentale nella dinamica respiratoria, anche perché voi sapete bene il punto di partenza della fisiopatologia respiratoria sta nelle due pareti laterali, dove i turbinati descrivono degli spazi, il complesso ossemiatale, il recesso sfenettomedale e il rinofaringe. Questo è il rinofaringe, la parte più posteriore del naso, dove praticamente c'è il residuo adenoideo, dove c'è l'osseo tubarico. E questa situazione praticamente è una situazione da conoscere bene, perché negli spazi delle cavità nasali, in queste centraline, l'aria respirata riceve un gas, l'ossido nitrico nasosinusale, che ha la funzione di migliorare la clearance, dilatare e determinare un'azione antisettica. Quando vedete queste ragnatele di muco nel vestibolo nasale, vuol dire che questa fossa nasale non viene ben areata, ventilata. Qua sono meno evidenti, ma non dovrebbero esserci. La presenza di queste ragnatele vi dicono che non abbiamo una buona ventilazione. Altra cosa da valutare bene è la clearance mucociliare, che è predeterminata. Questi sono i segni anteriori, frontale, etmoidale, mascellare, etmoide posteriore e sfenoidale. Vanno tutti a drenare nel rinofaringe, che è un luogo importante, l'abbiamo visto prima, perché nel rinofaringe abbiamo la tonsilla adenoidea, il microbioma nasale, e il microbioma, lo sanno chi si occupa di microbioma in generale, è quello rinofaringeo, il microbioma delle vie aeree. Normalmente gli spazi paranasali sono sterili, quindi se è un paziente sano il suo microbioma viene confinato nel rinofaringe. Il problema avviene quando il naso si ammala, quindi si chiude, si infiamma, si infetta, e dal microbioma rinofaringeo le colonie batteriche vanno a contaminare gli spazi paranasali, quindi o i seni paranasali determinando una rinosinusite, o l'orecchio medio, rinotite media, o il tratto tracheobronchiale. Ecco perché vedete una fossa nasale malata. Abbiamo una tonsilla adenoidea infiammata, blocco dell'osseo tubarico. È inevitabile che in questo caso l'orecchio medio di questa signorina sta cominciando a organizzare un empiema timpanico, quindi un'otite media acuta. Quindi la rinotite, l'origine nasale dell'otite. La stessa cosa succede per le rinosinusiti, blocco del complesso ossemiatale. Volevo farvi vedere il blocco, vedete, questo è il complesso ossemiatale libero. Che succede quando c'è il blocco? Si chiude, quindi questo è un segno iniziale di rinosinusite che endoscopicamente vediamo perfettamente, e dall'infezione rinofaringea si ha
l'essudato che indica una rinosinusite. Vi invito a ricordare che quando si parla di rinosinusite bisogna indicare se è anteriore o posteriore o monobilaterale o è una pansinusite. Non si può più permettere l'otorino di scrivere rinosinusite ipotizzandola. È una cosa molto importante. La settimana scorsa Lino era con me nel nostro evento, parlavamo di chirurgia del naso. Ancora oggi il territorio non ha, nel maggior parte dei casi, non più del 30% gli otorini hanno in mano un endoscopio, ma un otorino senza un endoscopio non ha ragione di esistere, deve cambiare la nostra diagnostica. Quindi non banalmente chiamarle sinusiti, ma messaggio da portare a casa, si parla di rinosinusiti e soprattutto identificare il sito anteriore, posteriore, monobilaterale. Il rinofaringe è interessante anche perché, oltre ad avere questa banca microbiologica, è la sede dei biofilm batterici. Non so se sapete di questa review, che ormai è abbastanza datata, ma è precisa, dice, guardate che in una revisione sistematica di tutta la letteratura mondiale in campo ORL si è stabilito che il 95% delle infezioni respiratorie ricorrenti dipende dal biofilm rinofaringeo. Volete farvi una risata? Ieri ero a Milano, stiamo scrivendo un consensus intersocietario sull'IRR, ho visto quello che hanno scritto i colleghi pediatri sull'IRR, esami di primo livello sulle alte vie respiratorie, non era neanche contemplata la visita otorinolaringe, non l'endoscopio, ho detto scusatemi, se avete invitato a me, Giovanni Ferisati e Lorenzo Pignataro, io non mi posso sentire questa cosa. Il bello che stava passando il messaggio, cioè il bambino, un'infezione respiratoria ricorrente, possiamo anche non visitarlo dal punto di vista otorino. Ma scusate, ma stiamo scherzando? Ma la fisiopatologia respiratoria non l'abbiamo inventata noi otorini. Il problema è che noi otorini ci siamo dimenticati di farlo conoscere agli altri. Ricordatevi questo, in un'infezione respiratoria ricorrente il 99%, il 95% delle cause sono i biofilm rinofaringei. Voi vi domandate se il vostro paziente ricorrente ha un biofilm rinofaringeo? Io spero proprio di sì da questo momento in poi. Bisogna andare a rimuovere i biofilm e vi dirò come si può fare. Quindi, visto che questa è una platea transdisciplinare, è importante il messaggio. Dietro le malattie respiratorie esiste un'origine nasale e questa è una cosa che va fortemente ribadita in ogni ambito specialistico. E a questo punto ritorno al concetto della felicità. Non era banale quell'inizio. Tra parentesi, secondo me siamo nati per essere felici, quindi non è un messaggio proprio così scontato. Ma ricordatevi che la qualità delle relazioni del naso, delle sue centraline, del suo microbioma rinofaringeo con le vie aeree dà la felicità delle vie aeree, quindi la qualità. Sapete tutti bene che quindi è importante conoscere la clinica, la strumentale del distretto rinosinosofaringeo. Una cosa vi voglio far notare, un raffreddore non va oltre i 10 giorni mai. Quindi un banale raffreddore deve durare massimo 10 giorni, potremmo dire 5 secondo questo diagramma. Se il raffreddore sintomatologicamente non migliora, avete un interessamento delle cavità paranasali. Se supera le 12 settimane state parlando di cronicità, di ricorrenza. Ma perché un raffreddore diventa una rinosinusite? Innanzitutto un raffreddore comune, in questa review molto bella, dice che c'è sempre il coinvolgimento dei sedi paranasali nel 60-80% dei casi. Quindi c'è sempre una rinosinusite nel 60-80%? No, perché realmente una rinosinusite non supera il 9%. Quindi è normale che quando si fa un attacco, una risonanza, per altri motivi, se quel povero Cristo sta raffreddato, esce. Il radiologo parla di rinosinusite e ci arrivano questi referti, dobbiamo spiegare al paziente che è un evento occasionale. Quindi dall'80% dei sedi coinvolti per banali fatti di raffreddamento si passa al massimo il 9% della rinosinusite. Altra cosa importante, perché un raffreddore diventa rinosite? Perché ci sono cause meccaniche, e ce ne sono tutte belle elencate, cause sistemiche e soprattutto andate a indagare la flocosi allergica e escludete malattie serie e soprattutto fattori locali. Una cosa vi invito sempre, e qui l'endoscopia ci aiuta molto, a capire le cause. Le forme di rinosinusite si dividono in acuta, subacuta, cronica, acuta ricorrente. Ma la cosa che mi interessa ricordarvi, guardate questa position paper che è del 2014,
I sintomi sono questi: naso chiuso, rinorrea anteriore e posteriore, diminuzione dell'olfatto, dolore facciale, poi segni endoscopici. No, prima i segni endoscopici e poi la clinica, se volete essere certi. E mai TC, una cosa chiara, la TC del massiccio facciale nelle forme acute non si fa, tranne nelle complicanze o quando c'è un insuccesso terapeutico. L'ostruzione nasale è il sintomo chiave. Io devo dire al mio medico che manda a me il paziente, il pneumologo, allergologo, pediatra e così via, se è una congestione da ipertrofia dei turbinati, da presenza di mucosa iperplastica nasosinusale, da ipertrofia adenoidea. Dietro una tosse che non passa dopo 4 settimane, io ho il dovere di andare a indagare la presenza, come in questo caso, di una rinosinusite posteriore sinistra. Ok? Quindi cosa non fare mai? Se il vostro paziente ha un naso che non si libera con i vostri trattamenti o una tosse persistente, è indispensabile una rinofibroendoscopia. La rinofibroendoscopia fa diventare l'otorino il medico dell'evidenza, perché c'è poco da dire, quella è una diagnosi di certezza, non di sospetto. Un capitolo a parte sono le allergie rinosinusali. Vi prego, non definite le cefalee, sono due cose completamente diverse. La rinosinusite è una cefalea. Era il 2011, fui invitato a parlare al congresso nazionale dei neurologi, mi volevano cacciare fuori perché mi dirò, il titolo era la cefalea da rinosinusite e io titolo, seconda diapositiva, la rinosinusite non dà mai cefalea, grazie, me ne scesi. Quindi mi guardarono e dicevano, questo è pazzo. Ma io volevo scioccarli per dire, ma volete finirla di dire che il dolore frontale è una sinusite? Lino, tu quante sinusiti hai che hanno dato un dolore frontale con osteomielite del frontale, il paziente che sta per morire? Per fortuna nessuno, se no non stava qui. Il concetto è questo, noi confondiamo i dolori facciali, così algie facciali, vedete, a seconda del seno interessato, vediamo il seno etmoidale, abbiamo dolore di denti, abbiamo i dolori lungo la seconda branca del trigemino, ma dovete avere i sintomi del raffreddamento. Se il paziente si siede e dice, dottore, sono 30 anni che ho la rinosinusite, perfetto, tutto avete tranne la rinosinusite, voi avete mal di testa, è un'altra cosa. È chiaro come concetto, sono stato chiaro, è fondamentale. Guardate invece il dolore da cefalea come si proietta, la grappola è classica. Qua il vero problema, ve lo dico io qual è la nevralgia della prima branca del trigemino, perché quando io premo l'emergenza della prima branca del trigemino, qui gli anatomici fanno il solito giochetto che è la stessa struttura, pensate se arrivate a Napoli, la chiamiamo Neapolis, Partenope, Napoli, Partenopalis e così via, dice, ma quante città ci stanno qua? Una, si chiama Napoli. Gli anatomici ci hanno fatto impazzire, io li castrerei tutti, perché secondo me non devono fare progenie, perché l'anatomia è semplice, non è difficile, ma loro la rendevano difficile. Guardate cosa succede, se io premo questa zona, io o premo il trigemino o premo il punto di Ewing, che è il punto dell'interessamento del muscolo per un'osteomielite del seno frontale, una cosa serissima. Allora io vi dico, qua c'è da fare una cosa molto semplice, bisogna ricordare che una cosa sono le nevralgie trigeminali e si va con l'unghia, una cosa sono le algie sinusali e si va col pollice, e una cosa sono le cefalee e si va con il palmo. Se il paziente mi dice, mi fate vedere dove mi fa male, quello dice qua per esempio, dice, ma mi fate vedere dove mi fa male, quello comincia a aprire la mano, avete una cefalea muscolotensiva, emicranica, non è pane nostro. Dobbiamo solo dire al neurologo, nessun segno clinico endoscopico di rinosinusite, hai fatto anche la risonanza sbagliando che è negativa, che cavolo di sinusite gli stai curando a sto poveretto? Cura la cefalea, il problema è trovare il neurologo bravo, non ce ne sono in sala, è vero? Quindi cefalea e algie sono due patologie completamente diverse. Qui vi ricordo la prova dell'unghia che evidenzia la nevralgia, del polpastrello l'algia e la mano aperta la cefalea. Cose importanti, esistono sinusiti lievi e gravi, e ricordatevi, guardate sempre il decimo giorno, è importante, perché dopo il decimo giorno allora avete la rinosinusite. Ma la cosa incredibile, questo lavoro recentissimo, guardate, del 2019,
hanno visto quali sintomi sono indicativi clinicamente di rinosinusite. Quindi li vedono tutti quanti, hanno fatto una meta-analisi mostruosa. Cosa dice questo lavoro? Guardate qua, l'aspetto clinico. Non hanno il coraggio di dire ai clinici, guardate, basta andare dall'otorino, vi fa un'endoscopia, vede se esce pus dalle centraline, se è il complesso di destra, rinosinusite anteriore destra, se è la sinistra. Chiaro? Quindi non si può parlare di rinosinusite senza un endoscopio in mano, stiamo parlando di rinosinusite vere. E questo è un messaggio forte. Io sono normalmente più tranquillo, ma mi sono scocciato di dover giustificare una mia disciplina, l'otorinolaringoiatria, che oggi come oggi, strumentalizzata qual è, può diventare una branca di grande, ma di grande risoluzione dei problemi. Attenzione alle complicanze. Attenzione quando vengono colpiti soprattutto i segni etmoidali e frontali veramente. Questo è un bambino, la mamma mi manda il classico fotogramma da WhatsApp che io odio e per fortuna io vedo che c'aveva qualcosa, ma guardate che cosa è impressionante di questo bambino. Questa è la foto che chiesi io poi di farmela dall'alto. Guardate, c'è muco nella narice destra. La mamma mi aveva chiamato dicendo ha preso una botta sicuramente, dove lo devo portare? E io ho detto no, non ha preso una botta signora, questa è una cervicale, lo deve portare in pronto soccorso, ma vada al Santo Bono, nel Napoli abbiamo un ottimo ospedale pediatrico, e chieda di così così e dica subito, non passi proprio per il pronto soccorso, vada direttamente agli otorini, vedrà che le faranno un trattamento bene importante. Vedete la cellulite periorbitale, banale, sembra una cosa, bambino senza febbre, senza niente di particolare. In realtà è una cosa molto molto seria e quindi è importante, come dice questa videoclip di Totò che non si vede niente, se io voglio vedere veramente oltre alla testa del turbinato e alla parte anteriore del setto devo fare un'endoscopia con questi strumenti che ormai tutti dobbiamo avere e dobbiamo utilizzare, andando a vedere testa turbinata inferiore, complesso ostiomiatale nella zona alta, libero. C'è poco da dire, recesso sfenetrometale, quasi intravede la tonsilla adenoidea, l'osseo tubario, ho fatto in pochi secondi una diagnosi precisa, se c'è o non c'è una patologia. E qua ci sono delle ragnatele di muco, anche lì non c'è una buona ventilazione. E sulla ventilazione so che lì non ne parlerà molto, perché lui è un fautore come me di tutte le tecniche mini-invasive per andare a riattivare senza distruggere la mucosa respiratoria. Questi sono quadri endoscopici. C'è poco da dire, questi sono i quadri dell'ipertrofia adenoidea, questa è una adenoide batolta, questa è una adenoide che non dà nessun problema. Quanti bambini vanno incontro a un intervento chirurgico senza una previa endoscopia? Per me gravissimo, gravissimo. E vi prego, non saltate l'otorino con la radiografia standard del cranio, la radiografia del cranio non è utile, è inutile. E la TC è l'esame, ma non nelle forme acute, perché usa l'interfaccia area-osseo, ma solo in casi selezionati. La risonanza non è una soluzione, perché guardate che succede quando uso la risonanza, scompare tutto perché non vede l'osso. Quindi è un esame di complemento ad una TC positiva. Quindi io faccio la TC, vedo una lesione monolaterale, la monolateralità mi deve interpellare, è una cosa seria nel naso, nel corpo umano in generale. Non esiste la poliposi monolaterale. Il polipo monolaterale può essere un fibragioma, come può essere un papilloma invertito o un adenocarcinoma, scusate se è poco. Quindi è importante questo, mai un'indagine radiologica senza aver fatto una precedente rinofibroendoscopia. E se ho i prick negativi, la citologia nasale, si fa il pap test del naso. Questa è una cosa interessante, Matteo Gilardi l'ha spinta molto e ha ragione, perché questi pazienti sono quelli che danno la poliposi nasale. E noi, e questa è una cosa che offro a Lerino, perché le prime diapositive che proietto è un nostro... la nostra intuizione, dalla rinocitometria siamo passati alla citometria a flusso, in realtà è la macchina che studia le cellule del sangue per le neoplasie. In questo modo abbiamo praticamente utilizzato la capacità di contare a una le cellule, di marcarle con anticorpi monoclonali, e questo che cosa comporta? Che alla fine noi ci ritroviamo dei diagrammi ben precisi, cioè io so perfettamente quante cellule ha questo paziente, quindi il numero di cellule, la loro identificazione, la loro funzione, il loro metabolismo. Quindi una cosa veramente interessante. Questi sono i vari
anticorpi monoclonali che si utilizzano. E su questo abbiamo pubblicato quest'anno sia sulla rivista degli autori in italiana sia su questa rivista di immunoallergologia, facendo un confronto con gli eosinofili periferici, che significa veramente posso sapere se questo paziente non è allergico IgE mediato ma a cellule infiammatorie molto serie. Siamo i primi al mondo per fatto questo, non è una mia intuizione. Devo ringraziare il professore Tajana, che chi conosce l'acido ialuronico sa che è quello che ha inventato l'acido ialuronico, che mi diede quest'idea. Io l'ho cavalcata e abbiamo fatto questo tipo di azioni. Infatti, vedete, Gianfranco sta nel nostro gruppo. Finisco con le rinosinusiti terapia. Le forme batteriche hanno bisogno di antibiotico. Messaggio chiaro. I semi sono poco vascolarizzati. Per dare l'antibiotico dovete darlo nelle forme lievi 10-14 giorni. Nelle forme gravi 14-21. Adesso io vi dico, come si fa a dare 21 giorni di antibiotico senza una diagnosi di certezza diagnostica? Ecco perché l'endoscopia è fondamentale. Nessun medico al mondo darà 21 giorni di antibiotici o 14 senza una diagnosi di certezza. Quindi diagnosi di certezza. Le forme lievi, sapete, si usano soprattutto l'amoxicillina protetta. A me interessa ricordarvi che nelle forme gravi si va subito all'iniettivo senza discutere. Non ne parliamo se hanno le complicanze come quel bambino. Molto importante. Gli steroidi finalmente si trattano anche le centraline, le soluzioni saline hanno un ruolo, ma qui chi mi conosce sa che io sono un grande sostenitore dell'uso degli antibiotici topici. Attenzione, per medicare il naso, non i seni, nessun farmaco dal naso raggiungerà i seni. Serve medicare le centraline, così i seni drenano e la sinusite la vado a curare nella sua origine nasale. L'otite la vado a curare con l'antibiotico sistemico per curare l'orecchio, l'acqua per terra, ma devo chiudere il rubinetto naso. Scusate la banalità, ma così viene più chiaro il discorso. Quando parlavo di post nasal drip, di ipotesi di Nogent, quindi ricordatevi, dietro ad una stanza allagata, che sia l'orecchio, i seni o il tratto tracheobronchiale, c'è sempre un naso che gocciola. Quindi mai non associare un antibiotico anche alla medicazione dei siti. E qui sulla terapia inalatoria non confondete il lavare il naso, irrigare il naso con l'aerosol. È l'aerosol che medica. Quindi col lavaggio io lavo il naso, poi lo medico. Messaggio importante, chiaro, c'è poco da fare. Ci sono vari sistemi, questi qua a caduta, quelli con la siringa, il wave che è di rinofaringe. L'importante è che quando vi trovate con questo naso, prima di medicarlo con qualsiasi cosa, irrigatelo. Il problema è che non c'è standardizzazione. Guardate questa Cochrane, chi usa gli spruzzi, chi usa le gocce, chi usa gli spruzzi 4 volte, uno spruzzo 6 volte, ma non si può ragionare così. Ma immaginate se uno chirurgicamente entra in zona operatoria ogni volta cambia il protocollo. Questa volta decido di aprire prima a destra, poi a sinistra, poi scollo prima il medico. Cioè, troppo empirismo. Quindi le irrigazioni lavano, gli aerosol medicano, fondamentale. E quando voi vi trovate a medicare, non dimenticate che non tutti i terminali sono specifici per tutto. Esistono terminali per le alte vie, gli spray medicano riniti e rinosinusiti, mentre, e lo vedete la scintigrafia lo dice, mentre questo è uno spray di nuova generazione, questo è uno spray manuale di nuova generazione, noi parliamo sempre di spray, ma quando voi avete una situazione come questa, in cui c'è un'ipertrofia dei turbinati, questa è una rite vasomotoria, una NARES, trattata bene con lo spray, il problema è che il paziente da 8 settimane aveva tosse, noi facciamo un'endoscopia, apparentemente sembra tutto normale, gli spazi sono aperti, dice vabbè, ok, quindi non è una rinosinusite, infatti non è una rinosinusite, ma è un rino adenoidite, guardate qua, tutto pulito fino ad arrivare all'adenoide. Come faceva a guarire questo paziente se aveva una rinofaringite? A questo punto la doccia nasale micronizzata, e devo dire finalmente quest'anno, il 22 gennaio, mi hanno dato onore, 2004, il pubblicato del 2004, 15 anni, ma l'Italia è fatta così, 15 anni per dire che cosa? Che esiste un'ampolla dedicata al naso che medica tutto, compreso il rinofaringio, scusate se poco, che è il punto di partenza delle malattie. Niente gocce, a meno che non volete passare i bambini così, questa è una tecnica che usiamo molto a Napoli con i bambini difficili, sto scherzando, è una barzelletta,
mentre niente maschere e boccaglio. Se voi fate la maschera a uno che ha una patologia nasale, state facendo una grande cazzata. E purtroppo il 51% del territorio fa la maschera per curare il naso, anche gli americani. Questa è tutta la situazione, quindi le ipertoniche, ricordatevi che l'ipertonica deve essere tamponata. Per me la migliore acqua ipertonica tamponata è l'acqua termale. Noi compriamo l'acqua dell'Oceano Atlantico e abbiamo l'Italia che galleggia sulle acque termali, ma non siamo capaci di fare scienza sulle acque termali, cosa gravissima. Tra parentesi, non so se sapete, hanno dimostrato nell'ultima review che modificano il microbioma rinofaringeo, scusate se è poco. Sui corticosteroidi basta spiegare alla mamma che non bisogna avere paura. Non date antistaminici per la congestione nasale, non servono a niente, non lo dico io. Si usano i corticosteroidi, quindi naso chiuso, corticosteroide con spray nasale con il corticosteroide. Quale usare? Vedete l'età, vedete l'azione, vedete la potenza, vedete la capacità di agire sulle cellule infiammatorie. Mentre se avete un problema di rinofaringite, non si usa lo spray, ma si usa la doccia con il miglior corticosteroide per idrosolubilità, il flunisolide, che è l'unico, tra parentesi, dal 2019 che può essere prescritto. A proposito delle cefalee, volevo far vedere questo prodotto, la piromedaxina. Questo è un lavoro che abbiamo pubblicato quest'anno, dove avevo dimostrato nelle algie rinosinusali, guardate come rispondevano i bambini con un trattamento con doccia nasale e con la piromedaxina, una cosa interessante. E poi noi siamo per gli antibiotici topici. La cosa importante, là dove c'è il biofilm, usare i biofilm litici, N-acetilcisteina e ambroxolo sono biofilm litici. Abbiamo fatto anche un lavoro su questo. E l'acido ialuronico, grande prodotto per chi come noi fa chirurgia, ha ridotto molto i tempi di guarigione. Quindi, come vedete, non è proprio banale trattare il naso. Bisogna essere molto, molto preparati e anche sapere cosa si sta utilizzando. Chi è interessato ai nostri protocolli può scrivere a questa mail e può avere i nostri protocolli senza dover pagare una lira. Forse Lino, scegli tu se li diamo in opere. Stanno scritti per patologia. Noi tutti chiaramente scientificamente dimostrati, non così. Saluto Lino con una opera d'arte di Salvador Dalì. Quando nel 2018 mi trovavo a Tarragona e vidi quest'opera, chiamai mio padre che è otorino come me, o meglio io sono otorino come mio padre, se non si offende, pure a 84 anni, lui è il mastro, gli altri i suoi discepoli, e ridendo dicevo: papà, come sempre, io ti ho sempre detto che gli artisti anticipano la scienza di un secolo. 1818, Salvador Dalì aveva capito una cosa fondamentale, che c'è trasposizione tra naso, orecchio, via aeree, è un'unica entità fisiopatologica. Il più grande danno che ha subito l'otorino laringoiatria quando l'hanno presa confinata e hanno reso pneumologi, pediatri, allergologi, il ruolo, invece siamo tutti uguali, dobbiamo avere un unico obiettivo che è la salute del paziente. Grazie.